Cari amici di Mystery Channel Show, benvenuti a questo Midnight e do il benvenuto ad Alessandro De Angelis. Ciao Alessandro e benvenuto su Mystery Channel Show. Grazie Dario per avermi invitato a Mystery Channel e apriremo un nuovo capitolo sull'Antico Testamento grazie alle ultime scoperte che abbiamo fatto in questi ultimi anni. Ma appunto, prima di entrare nell'argomento che sarà trattato oggi, chi è Alessandro De Angelis e di che cosa si occupa? Diciamo che sono scrittore, ho fatto il campo dell'etno antropologico all'università, ho i miei figli tutti universitari, chi fa archeologia, chi fa antropologia, e sono anni che ci occupiamo della storia inerente alla nascita delle religioni. Nascita delle religioni, su cui abbiamo trovato una linea netta di demarcazione grazie a personaggi che sono stati attraverso un processo di remerizzazione divinizzati e poi deificati. Quindi parliamo di personaggi umani realmente esistiti. Inizialmente con mio figlio Alessio ci occupammo della figura storica del Gesù. Partimmo con la Uno Editori insieme a Mauro Biglino, dopodiché dopo aver fatto varie scoperte sulla figura storica del Gesù, ovvero l'identificazione di Maria, madre di Gesù, con Maria Boeto, terza moglie del re Erode il Grande, il Giuseppe dei Vangeli, cugino del re Erode, quindi erano tutti parenti ed erodiani questi personaggi. Diciamo abbiamo fatto numerose scoperte identificando Gesù con Gesù Gamala Boeto, appartenente appunto alla famiglia dei Boetus, e ne abbiamo addirittura datato la morte al 68 d.C., riscrivendo la storia di questo personaggio che si salvò quindi dalla crocifissione. Dopo essere andati su questo percorso attraverso una comparazione certosina tra le varie storie narrate dai Vangeli con tutti gli apocrifi del Nuovo Testamento e Tito Flavio Giuseppe e da altri storici dell'epoca, oltre a reperti archeologici, eccetera, siamo andati sull'Antico Testamento. E quando sono andato su questo percorso, la prima cosa che ho fatto è cercare di datare un evento di cui si parla non solo nell'Antico Testamento, ma in tantissimi miti e leggende che riportano di un evento catastrofico un po' in tutti gli angoli del mondo. Parliamo del mito, della leggenda del diluvio universale. Diluvio universale che i ricercatori hanno datato in svariate epoche. Noi ci siamo appoggiati alle scoperte dell'Holocene Group con archeologi, geologi, Massela, Abbott, eccetera, che scoprirono che intorno al 3000 a.C. cadde nell'Oceano Indiano una cometa, la cometa Barker. Questa cometa, quando cadde nell'Oceano Indiano, lasciò un cratere di circa 30 km, quindi stiamo parlando di un qualcosa di portata enorme, grande quanto l'asteroide che cadde nello Yucatan. Sollevò onde di tsunami, e ce ne parla lo stesso Corano, dicendo c'erano onde alte come montagne, che hanno lasciato degli chevron altissimi sia in Australia che in Madagascar, coinvolgendo praticamente tutte le nazioni di quel periodo. Quando questa cometa cadde, vaporizzarono nell'atmosfera miliardi e miliardi di tonnellate di acqua salata, che ricaddero per giorni e notti, così come dal racconto biblico e da tanti altri racconti, rendendo sterili i terreni proprio perché quest'acqua era salata. Ma i fenomeni
meteorologici che si svilupparono dopo questa caduta furono qualcosa di pazzesco. L'enorme carica elettrostatica fece sì che il cielo si oscurò completamente. Si sollevarono anche evidentemente questi sedimenti e se non si svilupparono vari uragani giganteschi, quindi fulmini a grappolo, eccetera, eccetera, quello che videro quelle persone in quel periodo fu qualcosa di devastante e spaventoso. Queste onde arrivarono fino al Golfo Persico. Da lì, risalendo il Tigri e l'Eufrate, arrivarono fino a Shurupak, perché è importante questa città sumera, perché Shurupak in quel periodo era re, decimo re della lista reale sumerica, della VB62, VB444, lista di Beroso. Questa Perché era questo era la lista dei regnanti sumeri, se non ricordo male, la questa lista dei informazione. regnanti sumeri, sì, di cui è stata trovata la tavoletta. E questo Zeusutra era il decimo re della lista reale sumerica e nelle varie mitologie babilonesi si racconta appunto di questo personaggio con delle perfette sovrapposizioni e analogie con il racconto della Bibbia, quindi la colomba che fece uscire, il sacrificio che fece a Utu, che era uno degli dei sumeri, il dio sole, sacrificandogli un montone, e abbiamo messo in comparazione quindi i racconti babilonesi con quindi il Gilgamesh, l'Atrasis, eccetera, con i racconti biblici, ottenendo una perfetta sovrapposizione. Da lì abbiamo continuato questa comparazione tra la lista di Beroso, la lista, la VB62, che racconta di questi dei sumeri, con la lista dei setiti, quindi che va da Adamo fino a Noè, e abbiamo trovato delle analogie tra questi regnanti, che sono 10 da Adamo fino a Noè, 10 da Alulim, primo re della lista reale sumerica, che abbiamo identificato quindi con Adamo, fino a questo Zeusutra. Il settimo re, ad esempio, sumero, era Emmeduranchi, che trova perfette corrispondenze con Enoch, il famoso libro poi di Enoch, dove si parla dei famosi vigilanti, dei 200 caduti con Lucifero, poi tra l'altro era Adamo questo personaggio, lo svegliamo nel secondo libro di Codex Yahweh in prossima uscita. Quindi tutti questi re sumeri attraverso i loro apkallu. Gli Apkallu erano i saggi che avevano accanto questi re sumeri, ma in realtà poi gli studiosi hanno visto che si trattava dello stesso personaggio che subì uno sdoppiamento. Le analogie erano pressoché identiche, ad esempio l'Apkallu di Alulim, quindi primo re della lista reale sumerica che abbiamo identificato con l'Adamo della Bibbia, era Adapa. E la narrazione di questo Adapa corrisponde poi alle narrazioni bibliche di Adamo, quindi la perdita dell'immortalità da parte di questo personaggio. E quindi abbiamo fatto un lavoro di comparazione tra vari testi sumeri, egizi, babilonesi, accadici, in comparazione con la Bibbia, supportati da prove archeologiche, etimologia, le varie forme di scrittura pittografiche che poi sono passate dalla civiltà di Tartaria alla terra di Sumer, arrivando fino in Egitto e soprattutto anche con gli aprogruppi, su cui questi sono studi molto recenti. Quindi, diciamo, è stato fatto un lavoro di comparazione con criteri accademici di ricerca su tutta questa vicenda. La nostra storia può iniziare nel 3500 a.C., quando ci fu
la seconda ondata di invasione da parte di guerrieri Kurgan. Kur Montagna, Gan da Ganun, era il recinto dove poi tenevano i cavalli, furono i primi ad allevare e a domesticare i cavalli, forse. Non sappiamo se già li cavalcavano in quel periodo, e nel 3500 a.C., che abbiamo poi gli studi della Maria Gimbutas o di Riano Esther, questi guerrieri, dotati di mazze di pietra, asce di pietra, invasero la civiltà della vecchia Europa, la cultura di Vincia, che si trovava in Transilvania, ma arrivava fino in Bulgaria, in Serbia, dove esistevano le cosiddette società neogilaniche, società egualitarie, matrilineari. La differenza tra matrilineari e matriarcali consiste nel fatto che la matrilinearità in cosa consisteva? Consisteva nel fatto che l'uomo lasciava la sua eredità Alle donne, non d'accordo. ai figli, ma ai figli della sorella, per garantire il Al fratello della fatto, sorella. Al fratello della sorella. no, ai figli della sorella, per garantire il fatto che ci fosse una linea di continuità di sangue. Perché? Perché evidentemente i rapporti sessuali erano molto promiscui all'interno di queste villaggi o piccole città, che avevano comunque una cultura molto elevata, con forme d'arte, metallurgia del rame, metallurgia dell'oro. Stiamo parlando della cosiddetta probabilmente civiltà dell'oro, dove esistevano già case, le prime in fango, e poi avanzarono a livello costruttivo. Sono state ritrovate case a due piani con bagni, strutture idriche, eccetera, eccetera. La caratteristica di queste società neogilaniche era il fatto che, oltre a non esistere nessun tipo di potere discriminante da parte di poche persone che avevano più di altre, quindi erano società egualitarie in tutto e per tutto. Pensate che lo stesso governatore aveva una casa con la stessa cubatura dei suoi concittadini, e questo lo dice tutto, no? Si era portato ai tempi No, odierni, dove poche persone possiedono il 99% della ricchezza mondiale, ma soprattutto non sono state ritrovate nessun tipo di forma di religioni né armi da guerra. Religioni, non culti. che Quindi, differenza c'è che tra il differenza c'è tra culti e religioni? Perché qui la questione è molto dibattuta in ambito antropologico. Ebbene, noi diciamo che in questo caso abbiamo trovato la linea di demarcazione tra l'origine del potere, la nascita, il passaggio dai culti alle religioni, proprio grazie a questi personaggi che subirono questo processo di divinizzazione e deificazione, mentre i culti prima di queste, dell'avvento della presa del potere da parte di questi personaggi, in che cosa consistevano? Consistevano nell'adorazione soprattutto della madre terra e del dio sole. Ma perché queste, proprio della madre terra e del dio sole? Perché qualsiasi catastrofe globale che avvenne in quel periodo, le più grandi erano dovute a esplosioni di supervulcani o cadute di asteroidi, che avevano una peculiarità in comune, quella di, attraverso i dendriti che andavano nell'atmosfera, di oscurare il sole, quindi bloccare la fotosintesi clorofilliana sulla Terra, la distruzione da parte della vegetazione, la moria di animali e in seguito la moria degli uomini. Quindi i sopravvissuti a queste grandi catastrofi raccontavano ai loro posteri che videro il sole oscurarsi, la terra che non generava più cibo, e quindi tutti quanti gli uomini che morivano. Quindi, per cercare di relazionarsi con queste entità, cercarono di renderle vive nei loro cervelli per potersi relazionare con loro attraverso, quindi, preghiere o offerte per garantire il fatto che il sole sorgesse giorno dopo giorno. Ma pensiamo alla stessa cultura
poi civiltà egizia, no? Dove i faraoni, quando costruivano le piramidi, mettevano una spada di Damocle sui loro concittadini dicendogli che se la piramide non fosse stata finita di costruire prima della loro morte, il sole sarebbe sprofondato nel Nilo e tutti sarebbero morti. Quindi i racconti di queste catastrofi, in ultimo ricordo quella della cometa Bark, si tramandavano oralmente e da quel momento in poi anche con gli scritti abbiamo il papiro di Ipuwer in Egitto che racconta di queste catastrofi ed altri. E quindi dicevo, nacquero le prime figure di mediazione con questi culti attraverso sciamani, sacerdoti. Che si relazionavano con varie offerte e preghiere con questi dei, con queste entità, scusate, Certo. entità che subirono questa modificazione dopo la caduta della cometa Bark, dove i discendenti di Noè fecero ripartire la civiltà dopo la caduta di questa cometa. Dicevo, nel 3500 questi Kurgan invasero la cultura di Vincia della vecchia Europa. Dopodiché gli appresero diciamo, la metallurgia del rame, avevano addirittura stazioni termali, tantissime cose, era una cultura molto avanzata. Vennero a contatto con le prime forme di scrittura pittografica della cultura di Vincia. Bene, questi Kurgan venivano dal Volga, dalle zone del Volga e dal Mar Nero. Attraverso i Monti Zagros arrivarono fino all'Elam che si trovava sempre sul Golfo Persico, ma dalla parte est, mentre la terra di Sumer si trova ad ovest. Ebbene, questi vari simboli, alcuni di questi simboli, di questi pittogrammi, sono stati ritrovati, li abbiamo ritrovati noi nelle tavolette pre-elamitiche, e da lì si parla di un proto-sumerico, da lì poi addirittura in Egitto gli stessi simboli. Cosa dal punto di vista statistico non improbabile, ma addirittura impossibile. Adesso sia in video non posso farvi vedere questi pittogrammi, ma parliamo di figure geometriche complesse come il portaplacere o il sole per parlare del pittogramma più semplice. Che veniva raffigurato con due cerchi, uno più piccolo dentro l'altro. Bene, questi pittogrammi quindi subirono questo passaggio dalla civiltà della cultura di Vincia fino all'Elam, nella terra di Sumer e infine nell'Egitto. E questo è importantissimo. Tra l'altro, poi il re Rinuccio di Akkad dichiarò guerra all'Elam dicendo che gliel'aveva lasciata in eredità Elil, ed Elil era uno di questi re sumeri. Quindi da qui abbiamo le prove che i Monti Zagros che si trovavano nell'Elam erano sotto il potere e l'egida di questi re sumeri. Dopodiché avvenne una guerra, la cosiddetta guerra degli dei, che vide coinvolti parecchi di questi personaggi. Attenzione, perché questi personaggi poi, che furono divinizzati e deificati, il loro nome cambierà a secondo dei vari luoghi dove poi verranno divinizzati e deificati, quindi cambieranno il loro nome. Ad esempio, Adamo verrà deificato con Marduk. Ok? Quindi dicevo, ci fu una guerra tra questi dei, questi personaggi umani, anzi, che furono poi defigati, una guerra di potere. Ce lo racconta Lemuel Elish, uno scritto babilonese che inizialmente era stato datato al XVIII secolo a.C., poi è stata avanzata la datazione al XII-XIII secolo a.C., quindi parliamo di 4-5 secoli prima che fosse stilata poi la Genesi nella Bibbia, e infatti ci sono tantissime analogie tra questo racconto dell'Enuma Elish e la Genesi, e ci raccontano di una. Scusami, ma infatti lo chiedo a te, vediamo, cioè, chiedo conferma a te piuttosto. Scusate.
La Bibbia, infatti, dovrebbe essere un racconto che deriva da, appunto da quelli sumeri, cioè gli originali dovrebbero essere i racconti sumeri, se non ricordo male, no? Guarda, la Bibbia, no, non sono state fatte analogie finora. Diciamo che gli indizi c'erano ed erano tantissimi, perché la Bibbia parla di tutti i popoli, tranne che di uno, dei Sumeri. E questo è un indizio molto importante, parlando di tutti i popoli che c'erano, tranne proprio dei Sumeri, perché erano loro Cioè, soggetto quando. sottointeso era, insomma, erano loro stessi. Veniamo a questa guerra. Quello che dava il potere a questi regnanti erano delle tavolette particolari chiamate tavolette dei destini, che secondo loro avevano il potere di divinizzare passato, presente e futuro, di dare la regalità a chi le possedeva e addirittura il potere di poter vincere le guerre. Nel Numaerish si parla in questo racconto del fatto che i due antenati di questi dei, Apsuet e Tiamat, che erano marito e moglie, Apsuet a un certo punto decise di sterminare i loro discendenti perché avevano prolificato, lo disturbavano e quindi in realtà poi il motivo, come vedremo, è stato un altro, decise di sterminarli. A quel punto il dio Oenki, che abbiamo identificato con il padre di Adamo, dell'Adamo della Bibbia, e quindi di Alurim, primo re della lista reale sumerica, nel trattato si dice che fece un incantesimo al suo trisnonno. Noi dobbiamo considerare che in quel periodo, già 12-13 anni, quando avevano veniva il ciclo alle donne, queste già Sposate. avevano rapporti sessuali e facevano figli, quindi non dobbiamo rimanere basiti dal fatto che possiamo trovarci con bisnonni o addirittura trisnonni in quel periodo come linea di discendenza ancora in vita, quando ci sono, si parla di alcuni personaggi. Però Quindi scusami, anche il ho figlio. una domanda, scusami se ti interrompo. Poi magari ci torniamo dopo, solitamente in questi scritti, così come nella Bibbia, però i personaggi chiave hanno delle vite particolarmente lunghe, sono longevissimi. E Sì, allora sì. Fa è un'allegoria oppure c'erano dei motivi secondo te? parte del processo di evemerismo, cioè di dare poteri soprannaturali a questi personaggi, tant'è che dal punto di vista archeologico, noi il primo re sumero di cui è stato fatto il ritrovamento nella sua tomba è Enme Baragesi, datato al 2680 avanti Cristo. Ora, se noi, per dire da Alurim, che è il primo re della lista reale sumerica, venivano dati in sar, il calcolo del tempo, un sar corrispondeva a 3600 anni, quindi abbiamo datazioni di 23.000 anni di regno, 36.000 anni di regno, il secondo re, eccetera, eccetera. Man mano che ci avviciniamo però nel momento in cui furono trovate queste liste, stranamente, questi re poi hanno degli anni di regno, di regalità, che sono perfettamente normali, quindi 5 anni, 7 anni, massimo 20 anni. Ma perché questo? Perché ovviamente se io vivo in un'epoca dove non ci sono, non esiste ancora scrittura diffusa, parlo di persone nate 1000 anni prima di me, posso tranquillamente dire che quelle persone son vissute 30.000-40.000 anni, ma se parlo di persone mie contemporanee o che sono vissute poco prima di me, non posso più barare. È come se oggi dico Diciamo, non che c'era non so anche. che sono vissuti 8.000 anni e 12.000 anni, no? Diciamo che forse non c'era neanche un'idea standardizzata del tempo, no? Oggi noi abbiamo un'idea standardizzata del tempo, un anno dura un anno e amen. Ma 6.000 anni fa non lo so come percepivano il tempo, sicuramente in Ma modo non più. c'erano comunque calendari lunari, questi già esistevano. Si tratta proprio di questo Sì. processo di
dare quel tocco di soprannaturalità a questi personaggi che erano gli antenati di coloro che fecero poi ripartire la civiltà. Ma attenzione, perché mi sono scordato di dirlo inizialmente, questa è la cosa più importante. Sta per uscire il secondo volume di Codex Yavè, dove abbiamo identificato per la prima volta dopo millenni l'identità di Yahweh, del Dio della Bibbia. La Poi Bibbia c'entreremo. parla, non parla, sì, ne parleremo poi successivamente di questo. Ritorniamo un attimo a questa famosa guerra che ci fu tra questi dei. Dicevo che Enki, padre di Adamo, a quel punto fece un incantesimo ad Apsu e lo uccise. A quel punto sua moglie Tiamat prese le tavole dei destini che appartenevano ad Anu o An, il dio del cielo per i sumeri, ma cielo poi era da identificarsi più in senso geografico, perché questi personaggi vivevano sui monti Zagros e quindi su belle altitudini, no? Tolse le tavole dei destini ad Anu e le diede a suo figlio Kingu, che formò insieme a Tiamat un esercito. Lì, se andiamo a leggere la storia, si parla di un esercito formato da draghi, da serpenti che avevano poteri magici, eccetera, eccetera. E noi, ovviamente, per cercare di ricostruire la storia, abbiamo tolto questi evemerismi per renderla nuda e cruda quello che successe. Si misero tutti quanti paura di questo esercito che formarono, e l'unico che si fece avanti fu Marduk, nel Numaelish, identificato con Abramo. Fece riunire un'assemblea dei suoi parenti, degli dei, tra virgolette, e disse: bene, contrasterò io questo esercito a patto che, se vinco la guerra, devo avere la regalità, devo diventare re. E riuscì a sconfiggere Kingu e Tiamat in questo racconto, tant'è che poi Alulim diventò primo re della lista reale sumerica. Quindi siamo andati a fare una comparazione anche tra Marduk, Alurim e Adamo, ci siamo ritrovati davanti allo stesso personaggio che poi altri non era che il famoso Lucifero, Della che si Bibbia. sono portati avanti. Il portatore, il famoso portatore di luce. Una caratteristica di questi personaggi, tra l'altro, era quella di fasciarsi il cranio. Parliamo però non di tutto il popolo, ma proprio di questi re. Quindi usavano la fasciatura del cranio che si allungava, mettevano addirittura un bastoncino forse dietro il cranio per allungarlo, e le suture, attenzione, che si chiudevano, non è vero che potevano rimanere aperte, e questo dava al viso un aspetto, il classico aspetto serpentiforme. Ecco perché ci ritroviamo con questi personaggi, la famosa stirpe del serpente, raffigurati poi come serpenti, mentre hanno cercato di dirci che sono alieni, e così non è, perché poi abbiamo ritrovato le tombe, i tumuli di questi personaggi. I Kurgan erano proprio le fosse, i tumuli dove venivano seppelliti questi personaggi, addirittura con le loro armi che poi ci ritroviamo addirittura in Egitto, perché la mazza, il primo re che troviamo in Egitto, re Scorpione, è raffigurato proprio con la mazza di pietra in mano. Andiamo avanti nel percorso storico. Che cosa successe? Arriviamo da Alulim, quindi l'Adamo della Bibbia, all'Ulim, primo uomo a venire, fino a Noè, zio Sudra, decimo re della lista reale sumerica, sotto Noè avvenne il diluvio universale. Bene, qualcosa di spaventoso. Pensate che
In quel periodo, ma ancora oggi, la maggior parte della popolazione mondiale viveva ovviamente dove era più facile reperire i mezzi di sussistenza primaria per sfamarsi, quindi nei delta dei fiumi, nelle rive dei fiumi o nelle rive costiere dei mari o degli oceani, dove attraverso la pesca si poteva garantire un grande apporto di proteine. Ebbene, l'80% della popolazione mondiale perì durante questa grande catastrofe. I discendenti di Noè fecero ripartire la civiltà. E noi, le prime civiltà di cui ci parlano, non a caso forse, perché altrimenti se si parla di queste società egualitarie, le persone potrebbero tornare a considerare il fatto che potremmo vivere in un sistema sociale completamente diverso da questo neoliberista dove poche persone hanno sottomesso l'intera umanità attraverso la moneta debito. Dicevo, questi discendenti di Noè fecero ripartire la civiltà, quindi le prime civiltà che abbiamo, che vengono citate e menzionate nei testi scolastici, sia superiori che universitari, sono la civiltà dei Sumeri e la civiltà egizia. Lì ci siamo ritrovati con queste prime forme pittografiche di scrittura che andarono poi nella terra di Sumere in Egitto. Ma non solo queste prime forme di scrittura, anche i reperti archeologici come lapislazzuli. E pensate che i primi faraoni egizi venivano raffigurati tutti quanti alti, biondi, occhi azzurri, quindi ari indo-europei, esattamente come questi Kurgan che hanno l'aplogruppo R1B. Nel 3200 questi guerrieri passarono le Alpi, arrivarono in Italia e in tutta Europa, quindi la Spagna, la Germania, l'Inghilterra. E mentre quelli che chiamano ebrei appartengono all'aplogruppo J. Questi personaggi dell'aplogruppo J li troviamo spesso insieme a questi personaggi dell'aplogruppo R1 B, ed erano gli allevatori di capre e agricoltori. Quindi possiamo desumere che praticamente fossero la bassa manovalanza di questi re che accompagnavano nei loro spostamenti. Pensate che Rothschild, ad esempio, appartiene all'aprogruppo J2. Ci ritroviamo per esempio come ebrei ashkenaziti, cosiddetti ebrei ashkenaziti, e nel XV secolo a.C. il Vaticano ha venduto la patente per l'usura a questi personaggi. E praticamente noi siamo diventati da primi discendenti dei primi costruttori, da padroni a servi dei garzoni, grazie a questa vendita. Ma pensiamo anche al risvolto a livello politico che hanno queste scoperte. Perché? Perché Noè, attraverso suo figlio Sem, suo figlio, e quindi da cui ci dicono che nascono i Semiti, mentre in realtà Sem era figlio del decimo re sumero, Zio Sudra, abbiamo Sem, Arpaxad, Sela ed Eber, da cui ci dicono che nasce il popolo ebraico. Non è così. Viene completamente rivoltata la storia, perché questi personaggi appartengono all'aprogruppo R1B, aprogruppo che ritroviamo anche in Egitto nei faraoni Amenofi III, Akhenaton, Tutankhamon, e nelle nostre scoperte abbiamo visto che Mosè era il fratello del faraone eretico Akhenaton, quindi tutti di aprogruppo R1B. Quando è stata fatta il DNA a questi faraoni, gli scienziati sono rimasti basiti nel dire: ma com'è possibile che questi abbiano un aprogruppo indoeuropeo, R1B? E infatti venivano raffigurati proprio come
con queste caratteristiche indo-europee, questi primi faraoni. E quindi dicevo, immagina un attimo a livello storico cosa succede, e infatti continui blocchi se passano queste scoperte. A questo punto, se i tedeschi, Hitler, i nazionalsocialisti erano ebrei, perché i Kurgan, l'aprogruppo R1B, fa parte dell'intera Europa, mentre quelli che si dicono ebrei appartengono all'aprogruppo J. E quindi, se parliamo di Olocausto, immagina che casino di sconvolgimento abbiamo: gli ebrei che uccidono quelli dell'aprogruppo J. Chiaramente stiamo parlando di cose che vanno alle origini lontanissime, chiaramente, Certo, da origini lontanissime. Uno dei figli di Noè, Cam, abbiamo Jafet, da cui ci dicono nascono i popoli europei, Sem, con gli Semiti, in realtà abbiamo visto che non è così, e Cam andò in Egitto con i suoi figli, e Cam noi lo abbiamo praticamente identificato con il famoso re Scorpione, con la mazza in mano, esattamente le stesse armi che usavano questi Kurgan. E ad Abydos, nella tomba di Narmer, sono state ritrovate 600 giare di vino di questo re Scorpione, segno che in un attimo praticamente aveva preso il controllo delle rotte dall'Egitto fino alla Palestina, da dove provenivano queste giare di vino. Ma tu capisci che queste persone erano guerrieri altamente organizzati. Loro praticamente cosa facevano? Come i loro figli, i matrimoni erano tutti matrimoni tra di loro, tra consanguinei, tra fratelli e sorelle, tra cugini, addirittura madri che sposeranno poi i loro figli. Lo stesso Yahweh, Dio della Bibbia, sposerà sua madre ed avrà un figlio con sua madre. Vi porteremo tutte le prove di questo che diciamo, sveleremo chi era questo Yahweh, addirittura chi era il figlio di Yahweh avuto con sua madre, i suoi genitori, chi erano, i suoi cugini, tutti i faraoni egizi. Ecco perché poi nella massoneria, nel nuovo ordine mondiale, il Vaticano si riportano sia la simbologia egizia che quella sumera, non a caso, quindi l'occhio di Horus, l'obelisco, eccetera, eccetera. E quindi dicevo, questi personaggi organizzati che facevano subito figli per fare subito un corposo numero di guerrieri, arrivavano con queste armi di pietra, queste asce di pietra, e dove andavano, anche bastavano 100-200 persone, al cospetto di pastori che in quel periodo si trovavano per esempio in Egitto, ma così con tutte le altre parti del mondo, prendevano subito il potere. Dal re Scorpione abbiamo identificato quindi con Cam, abbiamo la nascita di altri dei egizi, che sono Iside, che sposerà suo fratello Osiride, quattro fratelli, e Cush, Set, che sposerà Neftis, tutti e quattro deificati in Egitto. Questi personaggi quindi subirono un processo di deificazione anche in Egitto e cambiarono nome. Ora, cosa ci racconta la mitologia egizia? Sappiamo che Osiride, abbiamo identificato con il faraone Narmer e con Mizraim, figlio di Cush, figlio di Cam, quindi un nipote di Cam, e Noè, quindi era il suo bisnonno. Mizraim era praticamente Mizraim e Cush furono deificati come Osiride e Set, questi due personaggi. E il famoso Set era il padre sia di Baal sia di Yahweh, del Dio della Bibbia.
Nella mitologia egizia si racconta che Osiride sposò Iside, mentre Set sposò Nefti. Plutarco ci dice che Osiride si ubriacò ed ebbe rapporti sessuali con Nefti, la moglie del dio Set. Questo fece sì che Set si vendicò dell'onta subita di questo adulterio da parte del fratello e uccise Osiride smembrandone il corpo in 13 parti, che furono poi ricomposte dal suo figlio Horus, nato appunto da Iside e di Osiride, tranne il fallo che verrà inghiottito poi dallo Sirinco, pesce del Nilo, simbolo tra l'altro poi che ci ritroviamo nella mitra del Papa, a forma proprio Di testa di di pesce. sì, perfetto. Bene, a quel punto cosa successe? Che Nefti, la moglie di Set, dopo che Set uccise Osiride, ebbe rapporti anche con Horus, figlio di Osiride e di Iside, quindi con il nipote, perché lei era la zia, essendo sorella di Osiride e di Iside, di Horus, e scoppiò la guerra tra questi due personaggi deificati. Ci ritroviamo poi con Horus che strappò un testicolo a Set che tolse un occhio, o comunque ferì gravemente ad un occhio Horus, tanto che poi Anubi e Thoth glielo guarirono. Si riunirono gli dei, perché la guerra andava avanti, e decisero di dare la regalità ad Horus. Tra l'altro Anubi, che guarì insieme a Thoth l'occhio di Horus, era il figlio nato dall'adulterio, dio della morte, dell'oltretomba Anubi, nato dall'adulterio di Osiride con Nefti, che era la sposa di Set. Quando fu eletto re Horus, a quel punto Set e i suoi figli, compreso Anubi, che nacque da questo rapporto di adulterio, tornarono nella loro terra di origine e furono costretti ad andare in Egitto. Ed ecco che lì, tornando nella loro terra di origine, ripresero il potere con uno dei figli di Set. Io sto dando i nomi dei figati perché i veri nomi di questi personaggi vorrei che le persone li apprendessero leggendo i nostri libri, altrimenti se svegliamo No, tutto vabbè, ma anche quanto. perché appunto diventerebbe difficile poi capire chi è che Ah. cosa. Anche perché sono genealogie talmente Certo. complesse che le persone, se non stanno sul libro, non riuscirebbero a memorizzarle. Ma io Non è. ho delle Aspetta un domande. attimo la storia, poi magari andiamo Sì, su certo, vabbè, varie no, sì. domande. Due di questi figli di Set, quindi del dio egizio Set e di Nefti, erano Baal e Yahweh. Set o Cush verrà deificato come il dio altissimo El Elyon, che lo troviamo insieme ad Asherak, perché Nefti sarà quella che poi la ritroveremo con Asherak, Paredra, compagna di El Elyon, Paredra, compagna di Baal, Paredra, compagna di Yahweh. Tant'è che tutti i ricercatori pensavano che questi tre personaggi in realtà fossero lo stesso personaggio. E invece no, se li Perché faceva tutti. invece no, era la cara Nefti che sposò moglie di Set, alias Cush, che poi sposò i suoi due figli, Baal prima e Yahweh poi, perché scoppiò una guerra tra questi due dei. E Baal, attenzione, subirà vari cambiamenti di nome, questo personaggio ce lo ritroviamo come Balder nei miti norreni con Loki, ce lo ritroviamo, Loki poi tra l'altro è Yahweh, ce lo ritroviamo come Crono in Grecia, come Moloch,
diventerà il Dio dei cristiani, mentre il Dio, gli ebrei abbracceranno come loro Dio Yahweh con Giosia, perché inizialmente adoravano sia Baal che Yahweh. Con Giosia nel 629 vennero uccisi tutti i sacerdoti dediti al culto di Baal per promuovere il culto monoteistico sul solo Dio Yahweh. Ma lo stesso Aton, il Dio Sole dell'Egitto, era Baal. Baal era identificato, oltre che come toro, anche come sole, il sole che risorge. E guardate la storia, cosa è successo in quel periodo. Baal era il famoso Nimrod, il primo costruttore, colui che costruì la torre di Babele. E noi ci ritroviamo con Yahweh che distruggerà la torre di Babele, attaccò suo fratello. Quando morì Set Cush, cosa successe? Che Netti, quando tornarono in quel posto, cambierà il nome in Semiramide o Semiramis, sposò per continuare a diventare regina il suo figlio Baal. Yahweh attaccò Baal, cercò di prendere i suoi domini e Nefti, Bar-Asherak, Bar-Semiramide, a quel punto sposò anche suo figlio Yahweh per cercare di fermare la guerra tra questi due fratelli. Baal uccise Yahweh e Anubi, nato dalla relazione di adulterio, quindi fratellastro dei due, di Osiride con Nefti o Semiramide, ucciderà poi Baal. Anubi in Mesopotamia diventò il dio della morte, Mot. Abbiamo fatto una ricostruzione storica di quello che avvenne, di tutti questi avvenimenti, ma voi troverete tutte le prove archeologiche, le comparazioni tra i vari testi, gli aprogruppi di questi personaggi in comparazione. Era un puzzle gigantesco da ricostruire. E in genere, sapete, in ambito storico si parla sempre di teorie o ipotesi, mai di certezze. Ma quando viene fatto per la prima volta un lavoro di comparazione di questo livello, dove vengono comparati i vari testi e si dà un supporto archeologico attraverso la scrittura, l'etimologia e soprattutto la genetica, beh, io mi permetto di dire che le ipotesi possano essere, diventare in questo caso delle certezze, quasi delle prove, fino a che qualcuno non viene a confronto con noi e ce le distrugge. Allora, L'altra. sì, dimmi, dimmi. Io fermerei qui la trasmissione, magari per, se ci sono qualche domanda da parte tua, per continuare e approfondirlo eventualmente. No, allora, io ho delle domande, le domande sono varie e diciamo girano anche dietro altre tesi, teorie che non sono necessariamente legate alle cose che hai detto tu, ma appunto vorrei il tuo punto di vista però riguardo a queste cose. Allora, tu appunto, hai fatto questa con tuo figlio, se non mi è sembrato di capire male, questa analisi, questa ricerca storica, e appunto abbiamo capito che in sostanza tutte quelle divinità, cioè faccio un attimo sto riassunto, che vengono trattate nelle varie mitologie di quei popoli che si trovano nel Medio Oriente di oggi, quindi Sumeri, Ebrei, Egizi e quant'altro, in realtà non si parla di altro che di esseri umani in tutto e per tutto, che per qualche motivo poi vorrei capire poi qual è il motivo, queste persone sono state deificate, forse hanno comunque fatto delle imprese memorabili, cose di questo genere. E quindi Beh, diciamo abbiamo. che, aspetta, rispondo subito alla tua prima domanda. Hanno portato la civiltà sulla Terra. Noi siamo discendenti di questi personaggi, quindi diciamo,
ci siamo ritrovati con guerre continue di potere da parte di questi personaggi, e di questo come discendente metto le mani avanti e dico per carità, hanno distrutto le società ugualitarie. Da lì nasce il sistema neoliberista, ma è anche vero che questi personaggi hanno preso quelle forme arcaiche di scrittura e di costruzione e le hanno portate avanti in maniera con un'evoluzione gigantesca fino alla costruzione dalla Torre di Babele alle prime piramidi a Saqqara nel 2600 in Egitto, piramidi tutte a gradoni, e quindi dal punto di vista storico, la nostra evoluzione storico-culturale e sociale deriva proprio da questi personaggi che fecero ripartire la civiltà un po' in tutto il mondo. Quindi erano stati deificati perché appunto avevano, diciamo, questo merito e poi ci sono le varie trame di palazzo, diciamo, no? Quindi Ma tutto soprattutto a questo. parte il merito, proprio per una questione di potere, perché se hanno preso il potere con le armi. Ora, da qualche tempo, credo quasi una decina d'anni, è Non venuto da qualche molto. tempo, da dopo la Seconda Guerra Mondiale. No, io voglio dire un'altra cosa, un'altra cosa. Emissioni alieni d'Italia. Esatto, Perfetto. esatto. Allora, spesso, soprattutto negli ultimi anni, ci sono stati vari ricercatori che appunto hanno detto o hanno sostenuto la tesi che in realtà, per esempio, nella Bibbia ci siano dei legami particolarmente stretti tra extraterrestri e gli israeliti. Addirittura che questi abbiano fatto degli esperimenti sugli esseri umani, o meglio, su qualcosa che ancora essere umano non era, e poi abbiano creato l'uomo, eccetera, eccetera. Yahweh sarebbe uno di questi. Tu, in quanto ricercatore più legato, all'aspetto storico della faccenda, che cosa ti senti di dire riguardo a queste tesi, queste teorie? Guarda, purtroppo sono state create centinaia di fake gigantesche per costruire questa storia degli alieni. Non c'è traccia assolutamente di niente di alieni della Bibbia dal punto di vista archeologico, di ritrovamenti. Chi è nel mondo accademico, chi sta nelle università, questo lo sa benissimo e deridono queste persone, tant'è che loro devono dare dei complottisti a chi fa parte del mondo universitario. E le scoperte, tra l'altro, archeologiche fatte ci dimostrano come sono state costruite le piramidi, sono stati ritrovati i campi con i capimastri e gli operai che costruivano queste piramidi, con la descrizione di come venivano costruite, non c'è assolutamente nulla di alieno in tutto questo. Ma le stesse, per esempio, ossa di giganti, sono state prese ossa di femori, di cavalli, eccetera, o di altri animali per far credere che fossero appartenute a questi personaggi venuti dallo spazio. Noi poi, tra l'altro, abbiamo fatto una prova, no? Abbiamo sostituito il famoso Ruach Ocheod, che poi, tra l'altro, sia gli ebrei, sia chi ha una laurea, hanno tradotto tutti con gloria, con mezzo volante, e non esiste una sola frase che abbia un senso compiuto in tutta la Bibbia. Ci ritroviamo con questo mezzo volante che entra dentro il corpo delle persone, con delle cose assurde che fanno solamente ridere. Ma perché allora è stato creato questa leggenda dei dischi volanti? Per un motivo molto semplice. Noi il primo UFO crash lo abbiamo avuto nel 1947 a Roswell. Molti giornali parlarono in quel periodo di questa nuova tecnologia nazista di questi aerei a forma circolare. Ci sono addirittura foto, ma abbiamo sul secolo, in quel periodo, i giornali italiani che ne parlavano, no? Del fatto che questi dischi volanti fossero tedeschi, addirittura anche gli italiani si stavano appropriando di questa tecnologia. Quando vinsero la Seconda Guerra Mondiale, gli alleati presero in mano tutti gli scienziati tedeschi, se li spartirono tra Russia e l'America,
che presero, siamo andati sulla Luna con Van Braun, no? Con la Sì. sua tecnologia. E questi dischi volanti in stato ancora embrionale dal punto di vista tecnologico continuarono a svilupparli in maniera segreta. Quando cadevano, arrivava subito l'esercito a raccogliere i resti. Quindi Certo. dovevano cercare di nascondere il fatto che questa tecnologia era una tecnologia nazista, altrimenti si sarebbero sputtanati, no? Nel senso che sì, a quel punto era palese il fatto che avessero vinto la seconda guerra mondiale grazie al preponderante numero di uomini che avevano in campo rispetto a quello dell'Italia o della Germania, ma che avevano una tecnologia di molto, di gran lunga superiore rispetto alla loro, e quindi iniziarono a supportare quegli scrittori che parlavano di UFO provenienti da altri sistemi stellari, scusami. Ma, tra l'altro, per compiere viaggi interstellari servirebbe un'energia pari a per accorciare lo spazio davanti ad un'astronave ed allungarlo dietro, pari a una volta e mezzo la massa solare. Vedremmo addirittura intere stelle scomparire. E in ogni caso non abbiamo nessun reperto archeologico di questo. Quando mi scontrai con delle persone che sostenevano che in Sardegna ci sono le ossa dei giganti, gli ho detto chiaramente, dico benissimo ragazzi, siamo davanti a scoperte di livello mondiale, mandatemi queste ossa, le mandiamo, ho mia figlia che fa archeologia, le mandiamo allo studio della facoltà di archeologia a Roma, alla Sapienza, le facciamo analizzare e ti pare che le lasciavano lì e sono scomparse tutti quanti. Parliamo del niente.